Che guarda qua. Amo, io penso di aver preso tutto. E speriamo, se no tocca a noleggiare un furgone. Ma che vuoi? Ma che voglio? Ma è normale che torniamo col doppio dei bagagli? Che fai? La moltiplicazione delle valigie e dei borsoni? Piuttosto tu hai preso tutto? Io sono partito col borsello e mezza valigia. Allora a posto, possiamo andare? Sì. È stata una bella vacanzetta però, eh? Questo sì. Abbiamo mangiato bene. Benissimo. Mare pulito. Pulitissimo. Una bella camera. Bellissima. Soprattutto ci siamo proprio riposati. Che vorresti di scusa? Che per riposarmi devo partire da solo, amore. Quanto sei simpatico, guarda. Al massimo solo col cane. Dai, su che adesso ti riposi a casa. E speriamo, una settimana mi è rimasta di ferie. Bravo, infatti, visto che stai a casa, finiamo bene tutto il trasloco. Poi domani facciamo tutte le lavatrici e stiriamo tutto. Ecco, questo callo. Andiamo a lavare la macchina. Bene. Puliamo bene tutta casa. Pure. E soprattutto ricominciamo dieta e allenamento. Perfetto. Poi dobbiamo andare a pagare le bollette, a fare la spesa e a fare regalo a Marta e Nicola. E chi c'ho? I cugini dello zio dell'amico di mamma che ci hanno invitato al matrimonio il 14 agosto. Il 14 agosto? Sì, ma fanno la cerimonia a Roma, eh. Ah, a Roma. Sì, sì, sì. Almeno quello. La cerimonia a Roma e il pranzo in Costiera Amalfitana. Costiera Amalfitana. Ma che te sta a salutare quel signore? Dove? Ma quale signora, mo? Ah, mo! Che? Mi sono scordato il borsello alla reception. E ti pareva una cosa, c'avevi? Senti, valla a prendere tu che finisco del sistema qua. Ma come faresti senza di me tu? Che ne so? Dai, finisci qua che vado io. Ma se il borsello ce l'aveva in mano? Amo? E voglio andare ad Arghero in compagnia di uno straniero. Così mi rilasso e poi me la spasso la sera d'estate.